Jon Snow, ecco come ho rovinato la proposta di matrimonio ai Gritte. Quando pensiamo alla vita sentimentale degli attori, ci immaginiamo proposte di matrimonio su enormi terrazzi baciati dalla luce degli astri, immersi nei fiori di campo, con il vento che scompiglia i capelli e l'abito perfetto. La verità, naturalmente, è ben diversa. Ecco come, secondo Kit Harington, la sua proposta di matrimonio a Rose Leslie è naufragata in un piccolo imprevisto romantico. La proposta di matrimonio? Un romantico imprevisto. Dovrebbe essere il momento più romantico della vita di una persona. Dovrebbe essere quell'attimo che, nella sua perfezione, rimane impresso a fuoco nella mente, con tanto di cori angelici in sottofondo. Purtroppo, Kit Harington non è stato così fortunato. O meglio, Kit è l'uomo più fortunato del mondo, e anche Rose Leslie non scherza affatto. Nel momento della proposta, però, qualcosa non è andato secondo i piani. Come nelle migliori commediole d'amore, il momento idilliaco si è trasformato in una microimprovvisazione. Una cosa si può dire lo stesso, per quanto diversamente sia andata, non se la dimenticheranno mai. Kit Harington si è aperto sul momento più importante della sua vita al The Jonathan Ross Show, e ha rivelato che la sua proposta d'amore a Rose Leslie non è andata esattamente secondo quanto aveva pianificato. Certo, noi l'abbiamo vista dall'esterno, con l'annuncio sui giornali, il mistero, e tutti i crismi del caso, ma non è andata proprio così. Avevo un sacco di piani per farlo, ha raccontato Kit, dimostrando come sempre di essere un inguaribile romantico. Avevo intenzione di mettere qualche luce sugli alberi e fare un po' di cosette romantiche per creare atmosfera. Tuttavia, mi sono ritrovato in campagna con lei, davanti a un falò e un calice di vino, sotto la volta stellata. E non ho potuto resistere. Come si resiste ad una simile atmosfera? Avrei voluto farlo il giorno dopo, ma non sono riuscito a trattenermi e ho fatto la fatidica domanda il giorno prima. Un matrimonio a tema Game of Thrones? Fuori discussione. La domanda del giornalista è particolarmente azzeccata, c'è qualche chance che i due si sposino con un matrimonio a tema Il Trono di Spade? E la risposta è, assolutamente no, dubito fortemente che ci sia la possibilità che ci sposeremo con un simile tema. Non la convincerò mai. Una donna con i pantaloni, la nostra Rose Leslie. E a proposito di pantaloni, tutte noi ricorderemo per sempre il momento in cui nella serie, Jon Snow, i pantaloni non li portava affatto. Qual è il segreto del suo sedere scolpito nel marmo? Kit ha ammesso che c'è voluto tanto esercizio e tanta cura per renderlo ciò che è diventato, un'icona di sensualità. Se ha intenzione di mostrare il sedere a 60 milioni di spettatori, farai bene a prepararti alla perfezione. Gli scat sono un ottimo esercizio in tal senso.